Il trasporto pubblico sta conoscendo una stagione nuova, non c'è solo la metropolitana di Napoli che prosegue nel suo cammino, ma anche quella di Catania, c'è il sistema tranviario a Palermo. Il mezzogiorno deve diventare un esempio di un trasporto sostenibile nelle città, adeguato a quelle che sono le grandi metropoli del mezzogiorno. Quindi abbiamo messo molte risorse in questo, 1,3 miliardi già stanziato, un ulteriore 1,4 miliardi in arrivo. Abbiamo messo oltre 7 miliardi come Stato per il rinnovo del parco autobus e per il rinnovo del parco treni regionali. Vogliamo che il trasporto pubblico, il trasporto dei pendolari, delle persone che quotidianamente si spostano per esigenze di lavoro, sia un trasporto decente, all'altezza delle nostre città, della bellezza delle nostre città. Vogliamo che le città non siano più assediate dalle auto, ma siano più vivibili e meno inquinate. E questa è la scelta strategica che il governo ha fatto, mettendo a disposizione una mole di risorse come mai è stato fatto in precedenza. Senta, lei ha citato prima la TAV di Afragola. In questi giorni sono emerse anche le indagini sui rifiuti interrati, hanno trovato, insomma, la procura ha mandato lì, ha scavato. Questo, diciamo, un suo pensiero su questo e se in qualche modo sporca l'immagine di quest'opera? No, credo che sia giusto che la procura faccia tutte le indagini che ritiene indispensabili. Noi siamo molto tranquilli, hanno già eseguito i carotaggi, attendiamo con molta serenità l'esito dei carotaggi. Tutto questo non sposta il fatto che la stazione di Afragola è una opera di grandissimo valore trasportistico e architettonico, ma soprattutto trasportistico. Consentirà di poter andare da Roma a Reggio Calabria in 4 ore e mezzo, cioè di coprire una distanza superiore a quella che c'è tra Berlino e Monaco in un tempo molto minore di quello che fanno le ferrovie tedesche. Per dire che ci stiamo muovendo, il sud sta recuperando terreno anche in termini della connettività. Avete gli aeroporti che crescono a un ritmo maggiore di tutti gli altri, abbiamo i porti che finalmente anche con l'avvio dei dragaggi aumenteranno la loro competitività, ma i traffici sono già in aumento. Bisogna sapere guardare con realismo ai dati, non bisogna entusiasmarsi, bisogna essere realistici, i problemi sono ancora tantissimi, ci vuole pazienza e disciplina per risolvere i problemi, ma giorno dopo giorno stiamo costruendo il futuro di questo straordinario pezzo d'Italia a cui siamo tanto legati. Senta, però il bar e il parcheggio, insomma, sono sequestrati, i lavori sono ancora. Sì, ma siamo. Avete parlato di un'opera compiuta. Stiamo parlando di un'opera che ha già 36 treni al giorno, che ha già fatto decine di migliaia di passeggeri, che ha più di 100 connessioni di autobus ogni giorno e che è assolutamente collegata con il resto del paese. Quando è stata inaugurata la mia stazione a Reggio Emilia io avevo una coppia di treni, ad Afragola ce ne sono 16. Quindi è un traffico che continuerà a crescere e che bisogna avere fiducia che questa stazione, ripeto, cambierà decisamente il volto della regione Campania e di tutto il mezzogiorno. Non solo, ma abbiamo già iniziato e inaugurato pezzi dell'alta velocità Napoli-Bari. Si potrà andare tra Napoli e Bari in meno di 2 ore. Quindi stiamo veramente non promettendo, ma stiamo procedendo passo dopo passo. Senta, lei si è occupato? Sì, ho detto che siccome vi erano diverse varianti che avevano bisogno di essere approvate e rifinanziate, andremo in CIPE qui entro l'estate, quindi i lavori potranno avere continuità sulla linea 1 e la linea 6, è una cosa molto importante. Lei si è occupato in passato anche molto del dossier Bagnoli, è stata firmata questo accordo l'altro giorno. Le chiedo anche, diciamo, se state pensando, prima Cascetta ci diceva, un prolungamento della linea 6 per arrivare sul lungomare, diciamo, e che cosa ne pensa della fine dell'accordo? Penso che sia finalmente stato raggiunto un risultato importantissimo. Abbiamo sempre lavorato tutti a questo risultato, ci abbiamo creduto col presidente Renzi, adesso col presidente Gentiloni. E credo che sia molto bello adesso finalmente avere ritrovato l'armonia tra tutte le istituzioni. La cooperazione tra le istituzioni è il segreto per ottenere buoni risultati per la cittadinanza e per la nostra popolazione. Sul fatto di prolungare e di potenziare il trasporto pubblico locale, le linee tranviarie metropolitane, noi abbiamo detto che abbiamo fatto una scelta strategica, investiremo tutte le nostre risorse esattamente in questi progetti nei prossimi anni. Quindi potrà arrivare anche a Bagnoli, diciamo, si può pensare. Questo è uno degli studi assolutamente da fare, perché Bagnoli diventerà un centro di sviluppo straordinariamente importante.